grande trionfatore del 2020, non solo perché ha vinto il festival, ma perché ha vinto davvero tutto. Signore e signori, con noi torna Antonio Diodato. Ciao Antonio! Ciao! Come allora, va? Ma noi bene, io vorrei tanto provare quella sensazione che tu hai provato in tutti questi mesi. Esce un premio, lo vinco. Esce un premio, lo vinco. Mi candidano un premio, lo vinco. Cioè, voglio dire, non sei rimasto a bocca asciutta da nessun punto di vista. Pensa che i miei amici non volevano neanche più giocare a carte con me, quindi è stato anche un momento di solitudine. Quindi i solitari ti sei applicato comunque in modi, esatto, di fare da solitari. Tra l'altro, non solo con Fai Rumore, perché se non ricordo male, Il Nastro d'Argento invece è Vita Meravigliosa. Sì, quindi, vita meravigliosa. Esatto. Non lo so, a un certo punto, credo l'ultimo forse in ordine d'arrivo, il Telegatto dovrebbe essere. Sì, il mitico Telegatto. Il mitico Telegatto. E quindi tu adesso ce l'hai fisicamente posizionato da qualche parte in casa? Sì. Di la verità. Guarda, ho pubblicato... No, ce li ho tutti sul letto e dormo tra i premi. Ho pubblicato proprio ieri una foto. Con tutti i premi che ancora non avevo mai fatto, non ho mai avuto modo di fare. È stato scherzoso, divertente. Sì. Sono tanti e sono contento, e poi però ci tengo sempre a dirlo, che davvero, e non lo dico per non vedetela come una banalità, è proprio un sentimento reale. Il premio più bello che ho ricevuto è sicuramente quello, questo affetto che ho sentito. Sapete, scusate, stanno distruggendo un palazzo adesso qui accanto. Spesso ho sentito dire, no, che comunque quando arrivano un riconoscimento, quello che tanta gente chiama il successo, no, ci si sente paradossalmente isolati. Io in realtà invece ho sentito un abbraccio collettivo, mi sono sentito veramente invaso da un sentimento vero, da un amore sincero, e questo è il premio più bello che ho ricevuto. Tra l'altro, a proposito di emozioni e sensazioni, mi viene da chiederti ovviamente come è stato ricalcare, riscendere quelle scale, ricalcare il palco che ti aveva lasciato vincitore. Com'è andata? Quello è un palco sempre emozionante. Puoi mentirti quanto vuoi e dire vabbè dai, quest'anno è diverso, non sei in gara, non devi star lì a concentrarti troppo sulla gara o su quelle cose lì, però comunque ti emoziona tantissimo ed è stato bello, perché Fai Rumore in questi mesi è diventato qualcos'altro, non è più solo una canzone mia, per fortuna, perché poi è quello che uno si augura sempre, no, quando racconta qualcosa. Io l'anno scorso ho raccontato qualcosa di me stesso ed ero io che raccontavo una mia intimità. Adesso, ieri quando l'ho cantata, ma già da un po' di mesi quando la canto, mi sento parte di qualcosa, una collettività, e questo è molto molto bello. Tra l'altro l'hai performata inizialmente con l'Ariston pieno, poi all'Arena di Verona con l'arena completamente vuota, e ancora una volta sul palco dell'Ariston con le sedie vuote davanti. Quindi l'hai veramente provata in ogni contesto. E adesso abbiamo l'opportunità di farla con l'arena piena, perché ieri abbiamo, appunto, lo abbiamo detto proprio sul palco, il 19 settembre torniamo all'arena e insomma spero ci siano tante persone. Questa volta ci sarà la possibilità, ovviamente seguendo le regolamentazioni e tutta con la massima attenzione, magari non si potrà fare l'arena completamente piena, ma ci potranno essere migliaia di persone, e questo è già un sogno che in qualche modo si realizza. Quando ho cantato lì durante proprio il lockdown all'Arena di Verona da solo, è stata un'emozione pazzesca, è stato davvero un privilegio. Ho veramente sentito come la sensazione di fare un viaggio nel tempo, perché in quel luogo sono passate emozioni per migliaia di anni, e quella cosa lì la senti, forse la senti ancora di più in quella solitudine, no? Però qualcosa è rimasto lì sospeso,
e lo andiamo a recuperare adesso il 19 settembre. Eh sì, perché con tutti i trionfi, i trofei, i riconoscimenti, quello che l'unica cosa che ti è mancata, secondo me, nonostante tu abbia comunque portato in giro la tua musica quest'estate, è veramente il bagno di folla, ecco, come si può dire, un po' più accalcati, un po' più abbracciati gli uni agli altri. Il buttarsi tutti sudati sopra le altre persone, questo ancora non è possibile farlo, non sarà possibile farlo probabilmente neanche questa estate, speriamo però si torni presto a quella normalità che ci manca così tanto e dobbiamo lottare tutti insieme per tornare con diverse consapevolezze, lo spero, perché qualcosa ci sta insegnando questo periodo, io voglio crederci, però tornare a quelle cose che prima ci sembravano scontate, banali e che invece erano un grande dono, ora che lo sappiamo dobbiamo far di tutto per tornarci il prima possibile. Torniamo un attimo sul palco ieri sera, io te lo dico divertentissima la cartolina che avete fatto abbracciandovi, ricordando la vittoria di ieri, ma te lo devo fare questa domanda perché è da ieri che ci penso, e cioè quando vi siete visti tutti e tre vestiti uguali, ognuno col suo modo? Incredibile. Cioè avete fatto, perché noi donne ce l'abbiamo questa cosa, no? Una volta si andava alla festa, vado a riprendere dei ricordi delle medie, vedi quella col tuo vestito e dici mannaggia, speriamo che... Guarda, quando ero lì dietro poco prima di salire ho incontrato la stylist di Amadeus, mi fa no, ma è la stessa giacca di me, poi in realtà erano molto molto diverse perché loro erano paillette, però eravamo tutti e tre luminosi, sì, e questo io l'ho visto come un bel segno. Alla fine ho detto beh, bello così, cioè saremo tutti e tre, brilleremo tutti e tre. Pensa se avessi avuto invece una giacca normale, per fortuna invece avevo davvero una giacca che avevo, ora non perché la portassi io, ma era un capolavoro e era, mi sentivo veramente a mio agio, e pensa però se avessi avuto una giacca così normale con loro due che brillavano, io sarei rimasto, invece così eravamo alla pari. No, stavate benissimo, tra l'altro la nota è che tu, se non ricordo male, avevi una t-shirt comunque a girocollo nera, sì, mentre loro due avevano il bianco, quindi sembravate proprio fatti apposta, uno di qua, uno di là, eravate in realtà in una cornice perfetta. E, prima di salutarti volevo chiederti, visto che siamo tutti quanti molto incuriositi, bene, ci sarà l'Arena il 19 di settembre, ci sarà sicuramente la musica nel tuo prossimo percorso, ma ci sarà anche la televisione, c'è un'esperienza come quella fatta per Rai Play quest'estate, ti è piaciuta tanto da, potrei sì rimettermi in gioco? Beh, mi ha sicuramente aperto una visione che prima non avevo, era qualcosa a cui non avrei mai pensato. Potrebbe essere interessante, non so se è il momento giusto per farlo, ma è sicuramente qualcosa che mi affascina. A noi è piaciuto, quindi nel caso siamo tutti a sottoscrivere questa esperienza per una seconda volta. Antonio, ti ringrazio tantissimo. Grazie a voi. E speriamo di rivederci presto e di ritrovarci anche qui a Sanremo presto e di poterci abbracciare, perché ne abbiamo bisogno. Sanremo 2021 in collaborazione con Biper Banca, Encaplast Packaging Solutions, Audi Zentrum Modena Schiatti Motor, ODS Giocattoli, Cantina di Quistello dal 1928, Supermercati Famila, con noi sei in famiglia, e Marluri Caricamore,